Esatto, io sono Cristina Marzola, sono fondatrice di Illa. Illa è un'azienda che opera nel settore del fashion e disegna e produce borse e accessori femminili. Allora, io provengo da studi di architettura, il percorso subito dopo gli studi è stato quello di lavorare nel settore dell'interior design e l'ultimo impiego è stato all'interno di un'impresa di costruzioni dove mi occupavo, lavoravo per l'ufficio immobiliare. Poi chiaramente la crisi del settore e anche la mia voglia comunque costante di fare qualcosa di mio mi ha portato comunque a scegliere di lavorare nel mondo del fashion, che è un mondo che mi ha sempre molto affascinato, e di parlare però attraverso questo mondo della cultura del mio territorio. Mi chiamo Anita Daros, la mia attività è Kiva International, operiamo da circa un anno nell'ambito del dare una mano agli studenti ma anche ai lavoratori a trasferirsi all'estero. E non solo, diciamo che facciamo anche stage all'estero per i ragazzi più piccoli, quindi delle superiori, e incentiviamo quindi andare a fare un'esperienza che possa essere poi un qualcosa che riutilizzano nel mondo del lavoro e per capire meglio che cosa vogliono studiare, che cosa vogliono fare dopo. Ho fatto parecchi lavori sia all'estero che in Italia, però diciamo che l'amore per lavorare con i ragazzi giovani mi ha portato a fare questo e non mi piaceva il lavoro 8 ore al giorno davanti al computer, anche se facevo un lavoro molto buono perché gestivo i fondi pensioni della Nato per una grossa società, per cui ero nell'ambito della finanza, avevo anche un buon stipendio, però credo che stare con i ragazzi giovani e coltivare le loro passioni, i loro desideri, la loro carriera mi dia qualcosa di molto più importante e in qualche modo voglio migliorare anche il mio paese. Sono Mariana Vianello di KidPass, sono anche la co-organizer della Startup Europe Week per il chapter di Venezia. Sono stata selezionata dal team di Startup Europe Week proprio per organizzare questo primo appuntamento in Veneto, su Venezia, di questa grande manifestazione che è in simultanea in oltre 40 paesi e con oltre 280 co-organizzatori. Quindi l'appuntamento di oggi di Donna Impresa ha questa visibilità a livello europeo veramente incredibile. Io penso che il modello di questa manifestazione di Startup Euro Week, che lavora in simultanea sia a livello local che europeo, sia veramente vincente e crescerà assolutamente nel corso delle prossime edizioni. E quindi benissimo che questa tematica, ancora abbastanza rara da sviluppare, delle startup femminili, soprattutto diciamo nella nostra area, riceva questa valorizzazione anche più ampia a livello europeo, e vedo che c'è assolutamente interesse. Sono Carmen Palmisano, sono co-founder della startup 14Tech. Ci occupiamo di Industry 4.0 su piattaforma SAP. Siamo focalizzati su due aspetti principali: lo sviluppo di mobile application e le analisi in real time e analisi predittive. Aiutiamo le aziende a migliorare l'efficienza nelle fasi di ideazione, produzione e monitoraggio del prodotto per massimizzare il time to market con un focus sul ritorno degli investimenti. Attualmente siamo incubati al Vega, l'idea nasce dall'opportunità che al momento il mercato sta offrendo verso il tema dell'Industry 4.0 e sulla necessità delle imprese di digitalizzarsi e di stare al passo col mercato e di ridurre i tempi di produzione e di lancio del prodotto.